Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Oggi proveremo Craftopia. È una preview e come tutte le preview, questa è la prima volta che proviamo questo gioco. Andiamo subito in settings. Prima cosa da fare, naturalmente, come sempre, è abbassare il volume della musica. 30 mi sembra più che onesto. Allora, grafica, va bene, lasciamo tutto così, di default. Inglese? Giapponese? Cinese semplificato? Manca l'italiano. Ok, input, giocheremo con la tastiera. USD, attack, jump, perfetto. Ok. Iniziamo la nostra avventura su questo gioco. Creiamo un nuovo character. Maschio o femmina? Ah. Ma i capelli rimangono uguali però. Ma. Beh, bene, va bene, va bene. Era un po' più. Ah, ok, va in gradazione. Direi così. Faccia. Sembrano tutte facce da femmina. Ah, ecco. Senpai. Direi questa. Anche se questa non è male, eh. Un po' cattivello, i capelli che non mi piacciono. Colore degli occhi, naturalmente scuri. Ma è verde? Ah, vabbè, questi. Sopracciglia anche. Capelli. Oh, eccoli qua. Prediligono quelle da femmina. Fammi un attimo. Ok, questi sono marroni. Ah, questo è proprio un set proprio apposito. Ok, no, siamo pelati. Altro. Ok, bene, arriva. No, sesso è maschio. Elfo. Ah, è demone. Ah, ottimo. Ok. Create. Enter your name. Naturalmente, Yota. Ah, dobbiamo proprio premerlo. Non me l'aspettavo. Sono rimasto un attimo sconvolto. Ah, ok. Ok, era un primo inizio. Mi piace l'animazione del personaggio, mi ricorda molto gli anni 90. There are no world yet, let's create a new world. New world. Nome del mondo, del world. Broccolo. Ma era il seed? Non lo so, non si sa. Ok, ci siamo. Ah, ma... Ok, esponiamo qua. Perfetto. Tutorial livello 1. Ah. Punch 5... Punch 3. Ah, ok, là in alto a destra ci sono le missioni. Collect items. To attack. Ci dice come fare. Livello 1. Tab inventario. E ho il crafting.
Ok. Poi ci dice... Ok. Sempre la stessa cosa. Ah, altare della trasportazione. Perfetto. Quindi ci dice di... Una pecora. Ci dice di incominciare a cioppare. Ma anche questo legno distrutto. Wow. Ok. Craftiamo una wooden axe. Open. Dice di aprire l'inventario. Ok, tab, crafting. Wooden axe. Questo cos'è? Una weapon. Questa è una stick. Wooden axe. La craft. Ok, ce l'abbiamo. La selezioniamo e cioppiamo come degli adanati. Questo cioppa 19 a botta, quindi questo è molto più veloce. 19-20. Ah, si rompeva alla fine. Perfetto. Questo qui? Questo qua è un ore. Ok, ottimo. Ora ci dice di salire un muro, che non so come si faccia. Ah, così. Ok. Chest. Apriamo la chest. Wooden stick. Buono. Non c'abbiamo più stamina, credo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Wow, sono stremato. Beh, diciamo che l'ambiente non è male. Troppo glumoso per i miei gusti, però avrei preferito qualche... un po' più scuro, un qualcosa di meno cartunesco, però va bene. Ok, adesso cosa dobbiamo fare? Ah, la roccia. Lui ci dice di punciare la roccia. Oi, oi, oi. Ah, bello che si fa il bagnetto. Ok, andiamo a prendere lì, scivolando. Uno. E andiamo a costruirci il nostro primo piccone. Mi ricorda molto Minecraft. Oi, 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 questo è cattivissimo. L'ho già visto. Cioè, ci seguiva. Dove finisce? Ma lì c'è una cosa super glumosa. Vabbè. No. Richiede l'arma livello 5. Vabbè. Qua, così. Bravo. Raccogliamo un po' di pietra. Ce l'abbiamo già la stone axe. Ok. Vabbè, continua a dirci sempre le stesse cose. Allora, facciamo un workbench. Ma perché no? Possiamo anche costruire qua sopra in alto. Sono mucche, vediamo tutto. Sì, dai. Allora, vediamo un po'. 6. Sì, facciamo così, facciamo prima. Ok, good. Adesso, tab, crafting, workbench. Dovrebbe essere questa, eh? Crafting. Perfetto, 7. Perché c'è la bacchetta tipo Harry Potter? Vabbè, qui. Fatto. Dopodiché... Cos'è il Glinder of the Stone Workbench? Vabbè. Ah, questo. Quanti ne vuole? Uno? Boh, facciamolo. Ah no, scusate, Glider. L'aliante, mi ricorda qualcosa. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, però non lo voglio messo qui, ma bensì qua. Ah, ok, il doppio jump, ok, va bene, l'abbiamo utilizzato. Vediamo un po'. Ah, ci sono anche i pavimenti. Del tipo... Con ah, ci vuole il log. Cominciamo a fare una casetta, va? Uno e due, vai. Voglio proprio vedere come viene questa roba qua. Possiamo girarla?
Ah no, proprio così. Ah, teniamo premuto la E, riprendiamo l'oggetto. Poi 8, perfetto. E a questo punto disboschiamo un po'. Bello che non dobbiamo premere la E per raccogliere, questo mi piace. Quindi abbiamo una porta di qua e una porta di qua. Ci serve il tetto. No, però non lo gira. Ma non è il tetto, è proprio lo slop slop questo qua. Il tetto lo si fa sempre con lo stesso pavimento? Vediamo. No. Bello quell'albero lì, c'è un lupo lì. Dungeon Island. Vabbè, noi uccidiamo tutto. Prendiamo tutto. Entriamo in Dungeon Island subito, immediatamente. Non so cosa sia, quindi ci entriamo. È un dungeon, quindi. Olio. Vinegar. Va benissimo col livello 2. No, ah, eccoli qua. Gli scheletri. Questo? Ma questo si può azionare in qualche modo? Lasciati. Ok. Y, cosa possiamo fare? Imitazione, vitalità, combattimento. Incrementa il danno, sì, questa voglio. Magic, sì, voglio curarmi. Ottimo. Ah, con C facciamo un roll, ok, va bene. Tipo così, ok, perfetto. Ma le super magie però, io non ce l'ho. Come si faceva... abbiamo perso 10% dei tuoi soldi. Respawn. Ho imparato questa. Ma così. Questa pure. Dillo prima, no? 4. Raccogliamo tutta questa cosa velocemente e ce ne scappiamo. No! Un po' troppo velocemente rispawnano. Via. Dovremmo farcela adesso. Ok, si è aperta. Siamo stanchi morti. Vediamo se riusciamo ad uscirne. Ho una chest. Te non mi dà pane però. Va bene, va bene, va bene. Questo, open. Sai che siamo alla fine. Molto stanchi, ma ce l'abbiamo quasi fatta. Jump. Ah, il boss. Attenzione. Noi ci andiamo con questo coso piccolino. Very strong. Vabbè, io mi metto qua. Prima che arrivi, grazie. Che cavolo ha fatto? Ah, vabbè, si è rotto. Ma... ah, ok, ci dà il tempo di distruggerlo. Via, 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 via. Dobbiamo farlo sbattere e poi fargli male, ho capito. Ho capito la meccanica. Oh là là.
è Moruto. Ce l'abbiamo fatta. Ci mettiamo una capriola. Molto stanchi. Cos'è sta roba? Sono ceste nascoste, robe... No, sono lì le ceste. Apri. Ok. Apriamo. Apriamo. Una spada. Apriamo quella di bronzo. Patate. Spada. Altra roba. Glifo. E uscimmo. Arrivedere le stelle. Va bene, scappa pure. Volevo uccidere un po' di cervi io. Tipo così. Perfetto. Cosa ci dà? Ah, il corno. Queste sono delle erbe che possiamo raccogliere. Perfetto. E siamo di nuovo arrivati a casa. Andiamo un po'. Circumnavighiamo un po' la zona. Moriamo. Non c'è il danno caduto. Ok, M. Vabbè, la mappa non è... piccola, piccola. Ah, eccolo di nuovo, il wow wow. Aia. No, però non devi stare fermo così quando fai queste cose. Ma è velocissimo sto coso. Oh. Ma, ah, ma sono in due. Ma wow 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 wow, siete in due però. Sono troppo veloci. Vabbè. Ho ucciso un golem di pietra, secondo te non uccido te? Eh? Wow wow wow. Vieni qua. Wow wow wow. Hai visto? Te l'ho detto che ti uccidevo. Ti sto di sopra e ti uccido, guarda. Te l'avevo detto che morivi. Tu non volevi credermi. Dai. Cos'è quella cosa rossa? Io non so cos'è quella cosa rossa, ma credo che andrò a verificare cosa sia. Scendi però. Vabbè, scendiamo così. Cos'è? Ma che è? Non lo so. Olio. Non ne ho la più pallida idea di cosa sia. E quindi... Ah, il mare mi piace. Ah, si nuota. Livello 2 beer. Ah, quello non mi interessa. Non so cos'è questo simbolo. Forse l'ho... Ah, sì, l'ho messo io. Bene, signori, chiudiamo qui questa preview. Essendo una preview non lascerò né un commento né un giudizio finale. Spetta a voi decidere se vi piace il gioco oppure no. E spero che questa preview vi abbia fatto capire molto di più su questo gioco. Vi ricordo che è in Early Access. Qui sotto in descrizione troverete il link di Steam. Se volete supportare il canale basta un like e un commento. E se vi piace iscrivetevi. E come sempre, siete mitici. Alla prossima. Bye bye.